Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan per il canale Maledetti Dadi. Oggi vi presento Half Tilt, un velocissimo gioco di battaglie fra cavalieri, ovviamente in periodo di giostra medievale, della TT Combat, che ringrazio di cuore e immensamente per avermi offerto questo prodotto. Nel primo link in descrizione trovate il sito della TT Combat, dove trovate non soltanto tantissimi wargame veramente divertenti e ben fatti, ma loro sono anche creatori e rivenditori di elementi scenici per tutti i wargame di tutte le ambientazioni fantasy, sci-fi, horror, Warhammer 40.000, medievale, storico, qualsiasi cosa. Quindi visitate il sito perché hanno veramente tantissimi prodotti in MDF di altissima qualità. Ne parliamo a breve di tutto questo dopo la sigla. Half Tilt, gioco della TT Combat, è un velocissimo gioco di scontri, come vedete qui davanti, fra cavalieri. Nella scatola base, nel core set che vedete qui davanti, del costo di 35-40 euro, qualcosa del genere, all'interno trovate non soltanto un sacco di miniature veramente belline, di qualità, ma anche un piccolo scenario dove giocare, che sono ovviamente il campo della giostra, quello classico medievale, con il divisorio, la staccionata centrale, e ai due lati del campo i cavalieri che si fronteggiano, poi due tende, perché queste tende sono sì raffigurative, però voi accanto, comunque sotto, ci dovete lasciare la vostra squadra, perché è un gioco dove si gioca in due, ma non è un cavaliere contro un cavaliere, ognuno ha la propria squadra, è un vero e proprio torneo. Il cavaliere che sconfigge l'altro fa subentrare il nuovo cavaliere che scende in campo e prende il posto dello sconfitto. Tra l'altro, piccola parentesi, come potete vedere sono talmente bellini e tra l'altro in scala 28 mm che le potete riutilizzare anche per giocare a un wargame. L'ambientazione del gioco, come vedete sulla scatola, è molto carina perché è divertente, non si prende mai troppo sul serio. Questi non sono normali cavalieri medievali, ma sono halfling che vanno a cavalcare dei pony in battaglia. Quindi comunque è una battaglia fra questi, sì piccoli, ma allo stesso modo eroici e agguerriti halfling. Le regole del gioco sono molto semplici, ora vi do ovviamente un'infarinatura, ma comunque lo scopo del gioco è quello di farsi avanti, e quando arrivate nella stessa casella e i cavalieri si vanno a fronteggiare, parte la battaglia, parte lo scontro. Chi vince alla fine, vince chi ha sconfitto più cavalieri rivali o semplicemente chi ha guadagnato più punti. È un gioco velocissimo da fare in una mezz'oretta. Vi faccio vedere un pochino come funziona, almeno vi do un'idea. Il campo è diviso in caselline. Ciascuna casella è un movimento del cavaliere, quindi ogni volta che il cavaliere avanza di una casella lo fate avanzare così su una scanalatura. Ciascun cavaliere ha la propria carta, come Sir Clackington, che è questo cavaliere, la cui carta dà tutte quante le caratteristiche, oppure Sir Sigismund, con tutte le sue caratteristiche che lo vedete qui accanto. Sulla carta sono elencati il nome, l'immagine e le varie caratteristiche, che sono il livello di gloria con la corona, i punti ferita che sono il cuore, e le due lance sono il numero di dadi che genera quando va a combattere. Dadi che possono essere divisi per iniziativa, quindi chi ha l'iniziativa e chi si muove per più caselle, strike, l'abilità di colpire, oppure block, l'abilità di parare, più un'abilità speciale segnata qua in fondo. All'inizio mettiamo caso che sia Sir Clackington, questo qui, che ha 8 dadi. Questi 8 dadi voi li dovete dividere all'inizio dello scontro per le caratteristiche che avete qui. Ne potete mettere uno per caratteristica, iniziativa, strike o block, o ne potete anche mettere, che ne so, nel caso ne mettete 1, 1 e 1, e poi tutti gli altri li mettete su strike, perché al momento che andrete a tirare il colpo volete che lui vada a disarcionare direttamente l'avversario. Strike è per combattere, block è per parare, l'iniziativa è il movimento e l'iniziativa, ovvero se te hai un valore più alto di iniziativa rispetto all'avversario agisci per primo e lui per secondo. Però l'iniziativa è anche il movimento, quindi se fra il vostro tiro di iniziativa e quello dell'avversario vincete voi di 3, vorrà dire che il vostro movimento sarà di 3 caselle, quindi l'iniziativa è anche per vedere di quanto si muove il cavaliere. Se i cavalieri si passano senza fermarsi bene o male accanto nella stessa casella, si sono semplicemente passati come avveniva nella giostra, o si sono attaccati e non si sono colpiti o non si sono proprio considerati, oppure quando si incontrano, nel caso abbia messo, magari facciamo conto, 5 dadi in attacco, i dadi vengono tirati e i dadi che hanno successo sono uno che viene tolto all'inizio e viene tolto sempre quello più alto e messo da parte, quindi il 6 lo mettiamo da parte. Poi contano i dadi che hanno fatto 3 o più e altri dadi che hanno fatto 6 contano come due risultati invece che uno. Quindi l'1 e il 2 non hanno fatto niente, il 5 e il 5 sono due risultati. Quindi il mio valore complessivo di attacco è un risultato più 6, perché questo conta come, cioè conta tanti risultati quanto appunto il risultato che è venuto fuori. E questo invece conta come tanti successi
quanti i risultati elencati sul dado. Quindi nel caso un successo per il 5, un successo per il 5 più altri 6, quindi ha fatto 8 nel suo valore di attacco. Mettiamo caso che il nemico si vada a tirare dadi per la sua difesa con la stessa meccanica e farà 6. La differenza è che io ho vinto 8, però lui ha fatto comunque 6 parate, 8 meno 6 fa 2, quindi il colpo che io gli vado ad infliggere col mio colpo di lancio sono due ferite che vanno tolte dalla carta. Quando i punti ferita arrivano a 0, il cavaliere è buttato giù dal cavallo e ha perso, ma non soltanto, perché ci vengono anche incontro queste carte tattiche che sono maniere in cui si può decidere di agire quando è la nostra azione, ovvero aggressivo, butto tutto sull'attacco, full speed, butto tutto sulla velocità proprio per arrivarti addosso e farti il maggior tipo di danno, e poi difesa, questo vi alza il valore di difesa. In più ci sono le carte ploy o ploa, non so come si pronuncia, che sono carte tattica. Ciascun giocatore ne ha in mano 3, ne può usare una a turno e sul trigger c'è scritto quando la potete usare, in che fase, e queste sono carte che vi danno o dei dadi in più o una possanza in più, insomma tanto all'inizio del turno ne giocherete una voi e una il vostro avversario. C'è la possibilità di scartare tutte le carte che abbiamo in mano per incitare la folla, perché durante la sosta dei cavalieri il cavaliere si faceva bello e baldanzoso davanti alla folla che l'acclamava come il campione, o spendere il valore di corone che abbiamo sulla scheda, appunto il valore di gloria, per avere un vantaggio tirando un dado da 6 andando a consultare una tabella che potrebbe darci un vantaggio, ne so, più un dado in attacco, più uno in difesa, oppure altre cose. Alla fine dei conti questo Half Tilt della TT Combat è un gioco veramente veloce, è più, no, secondo me non è proprio un wargame, è una fusione, dai, una via di mezzo fra un wargame e un wargame. È molto bellino, divertente, e poi soprattutto con queste carte, quindi, che vi potrebbero dare la possanza, perché ciascuna carta in campo è esplicativa, lo sai già quali sono le caratteristiche del tuo avversario, ma non sai che carta potrebbe giocare per potenziarsi o metterti i bastoni tra le ruote. Quindi secondo me è un titolo veramente carino, costa pochissimo, come detto, con, ma mi sembra massimo esagerando, 45-50 euro, ma forse meno, ve lo portate a casa, ed è bellino perché ci sono tante miniature, tanti cavalieri differenti da utilizzare, quindi cambia anche la tattica in campo, e poi lo scenarietto è bellino con le tende e tutto, che me le rivedrete utilizzare in altri video per giocare a qualche wargame, soprattutto di stampo fantasy medievale. Molto molto divertente, assolutamente consigliatissimo, primo link in descrizione, e io li ringrazio per il prodotto fornito. Dateci un'occhiata. Ciao!